Ciao! Non sarebbe bellissimo poter provare i passi d'orchestra finalmente insieme a una sezione, anche quando sono da solo in una stanza? Certo, chiaramente provare i passi d'orchestra insieme a degli altri esseri umani è la cosa migliore in assoluto, ma quando sono da solo, questa può essere una bella soluzione. MarcoPirobon.com/subscribe, questo è il sito, come al solito, questo sono io, e andando qui nella sezione subscribe, nel menu a tendina, possiamo scendere fino a orchestra section, play with me. C'è un menu di passi in espansione, visto che appunto lo spazio che acquisto lo uso per riempirlo fondamentalmente, quindi più iscritti ci sono e meglio è, quindi fate pubblicità, con un po' di sinfonie, un po' di materiale d'orchestra. Ad esempio, una cosa molto bella sarebbe poter studiare la promenade, sia la parte di prima tromba che la parte di seconda o di terza, per vedere come suona e matchare appunto, e appunto tutte le lunghezze, l'intonazione, fare in modo che la sezione suoni in maniera più compatta possibile. Come faccio se non ho la parte? Molto semplice, la posso scaricare qua. Apri un nuovo pannello e qua c'è già la parte di prima, seconda tromba e guarda caso ci sarà poco dopo anche quella di terza. Quindi è già tutto pronto. Ho messo alcuni file uno dietro l'altro. Il primo di tutti gli estratti prevede la sezione che suona completa, quindi senza nessuna parte mancante, per rendersi conto di come debba suonare, per avere una versione nelle orecchie. Ok? Ci si fa un'idea, magari ci si suona sopra, si guardano le note, il trasporto e quant'altro. Poi ci sono le parti separate, quindi soltanto la parte di prima tromba, e questa è la parte invece più interessante. Voglio suonare la parte di prima tromba insieme ad altri due, fra virgolette, colleghi, che sono sempre io, quindi una sezione di tutto rispetto. Prendo il file relativo, quindi trumpet 2 and 3, la tromba 2 e 3 solamente, e fra parentesi scritto tu suoni la prima, quindi ci sarà, visto che il file comincia subito con la prima tromba che deve attaccare fondamentalmente, il metronomo e poi le altre parti, gli altri strumenti che attaccano, speriamo, nel posto giusto. Eccolo. Eccetera, eccetera. Quindi, come avete sentito, la parte nel file mancava e l'ho suonata io. Fra parentesi, specialmente in passi di questo genere, vi faccio notare questo: c'è un'ottava, c'è una sesta, c'è una quinta. Quindi il fatto di aver avuto l'esperienza degli intervalli e sull'intonazione nell'altra sezione può essere veramente molto molto d'aiuto. Ma non è finita. Se io volessi suonare e studiare per un'audizione la parte di seconda tromba, intanto tolgo l'acqua perché gorgoglia, vado a cercare il file appropriato, quindi soltanto la prima e la terza, e io farò la mia parte che mancherà nel file originale. Ok, non è finita. Voglio studiare la parte di terza tromba. Devo andare qua perché Mussorgsky ha scritto, o comunque chi l'ha stampata e le ha stampate prima e seconda e la terza separata. Vado a cercare il file con prima e seconda sola e faccio suonare quello.
quindi terza tromba finisce qua, e poi ci sono soltanto prima e seconda. Ma come vedete qui, i passi sono già per ora piuttosto cospicui, il numero dei passi è abbastanza cospicuo, quindi c'è di che divertirsi. Brahms 2, Schumann 2, ci sono diversi passi a due trombe proprio per cominciare a fare esperienza, e poi ho in programma ovviamente man mano di ampliare questa sezione, perché penso che sia proprio e possa essere molto interessante per avere l'idea, andare in un'audizione, andare anche in un concerto con un'idea molto precisa di come debba suonare la sezione. Ok? Signore e signori, marcopierobon.com, subscribe, tutto questo materiale disponibile per voi sempre, per te sempre, a 2 euro al mese. Ok? Buon lavoro, a presto, ciao!